numero 14. Passiamo subito a presentare gli ospiti. Il primo che ospite non è, è Giovanni Benedetto, che è settimanalmente qui da noi. Questa sera la sua permanenza si prolungherà per tutta la puntata. Il secondo è un ospite per tutti quanti che guardano, non lo è per me, visto e considerato che è un collega e soprattutto un amico, Fabio Spinella, con il quale abbiamo condotto assieme tante battaglie radiofoniche parlando di successi e sconfitte della Viola Pfizer o Panasonic nel tempo. Adesso sì. Fabio Spinella è spagnolo a tutti gli effetti, ha fatto ha fatto quella che si chiama una scelta di vita e ci parlerà tra l'altro anche di alcune realtà. Anche della scelta di vita? No, anche la realtà spagnola. Ah, ecco, meno male. Questa dunque era la classifica della Serie 1. Fabio, dalla Spagna, diciamo da lontano, c'è qualcosa di strano in questa classifica rispetto alle nostre previsioni di estive? Oddio, rispetto alle previsioni estive non molto, perché la Fiorentina aveva attrezzato una squadra in grado di dominare il campionato, comunque di essere lì dove è adesso. La cosa strana, una cosa che mi stupisce veramente, mi stupisce con piacere perché ho molta stima di Franco Marcelletti, è la posizione della Birex, che ha avuto grandissimi problemi con i suoi americani e che ha dovuto fare necessità virtù giocando con giocatori giovani, inesperti, che non hanno avuto quasi mai esperienza di Serie A e che comunque stanno praticamente dando alla Birex il ruolo di buona comprimaria. Un paio di replay, quest'oggi sono giusto un paio, dedicati appunto a qualche azione della partita della Pfizer per valutare meglio così qualche particolare. Possiamo vedere il primo replay, si tratta di un contropiede Pfizer, il tutto per vedere quanto è importante per il contropiede. E guardate, Coleman fa due disastri continuatamente, tira e non prende niente, poi sbaglia la schiacciata, prende rimbalzo Spangaro e parte subito in contropiede, poi si chiuderà anche in maniera spettacolare con un passaggio dietro la schiena e il canestro di Guai. Importanza, Giovanni, del rimbalzo dei piccoli per l'apertura del contropiede. Si risparmia un passaggio, si parte subito in palleggio e quindi si spinge subito per andare alla parte opposta a cercare un canestro rapido. Qui c'è un altro cosa importante da far notare, è che c'è il canestro, la soluzione, cioè la conclusione viene fatta da un lungo e cioè da Randy White. Questo crea grandissime difficoltà alle squadre avversarie. Quando hai la possibilità e quando hai un giocatore che ha questo tipo di capacità, che corre bene per il contropiede, che è uno di quelli che riesce anche a concludere in contropiede, crei tantissime difficoltà alla squadra avversaria, perché spesso e volentieri i giocatori lunghi sono quelli che rientrano più tardi e che dovrebbero concludere l'azione di contropiede, cioè passare dal contropiede ad una fase di transizione. Mi ricorda Randy White, per quanto riguarda il rapporto tra scioltezza e facilità di corsa e di andare in contropiede, in rapporto alla massa muscolare, un po' Sasha Volkov, per questa sua facilità di proporsi in contropiede. Sasha aveva un'altra grande qualità che Randy... No, solo per questo dicevo, Sasha partiva lui. Che Randy sicuramente non ha, e che era quella di prendere direttamente il rimbalzo e di partire in contropiede, quindi di creare ancora di più delle difficoltà alla squadra avversaria. Passiamo al secondo e ultimo replay, tra l'altro si tratta di un'azione della Pfizer, un'azione di Fantozzi, che un po' ripropone quanto abbiamo visto la settimana scorsa con Pittis, cioè la difesa si apre sui lati per seguire gli avversari, Fantozzi butti. Questa c'è addirittura anche un blocco portato da Vandi, per Vandi cerca di bloccare l'uomo, dare una mano a Fantozzi. Lui va dall'altra parte. Però Fantozzi fa una finta appunto di passare, di sfruttare appunto questo blocco di Vandi, invece va dalla parte opposta. La difesa è molto larga perché tutti i giocatori sono abbastanza larghi, gli attaccanti sono abbastanza larghi, quasi all'altezza della linea dei tre punti. Lì la difesa deve fare una scelta, o chiudere la penetrazione o chiudere eventualmente un esterno. In questo caso Fantozzi è stato molto bravo a vedere qual è la soluzione migliore, cioè quella di tirare. Non ha fatto bene nessuna delle due cose. Era Montecapini Molto spesso però capita questo in difesa. È una situazione difensiva veramente difficile. C'è poca possibilità di ruotare o di trovare delle alchimie difensive in una situazione di questo. Per poi essendo Fantozzi è da sempre bravissimo a spaccare in dura difesa con le sue penetrazioni. In effetti lì l'unica cosa da fare è dare maggiore responsabilità di uno contro uno al difensore, in quel caso al difensore di Fantozzi, che non mi ricordo chi fosse onestamente. Doveva essere, credo, Biggi. Che deve contenere il più possibile la penetrazione del suo avversario. Boccata alla finta con Pollastello. Sì. Benissimo, siamo davvero in chiusura, a me non resta che ringraziare principalmente Fabio Spinella, perché appena catapultato qui lo abbiamo sequestrato praticamente, portato in trasmissione. Fabio, continueremo a sentirci, oltre che in questi giorni, faccio avere tue notizie dalla Spagna, a leggerti su Continueremo a leggerlo su Superbasket, che è la cosa più importante. Senti, raccontaci al volo, 30 secondi, questa grande rissa.
di Sabonis. Tu proprio. E che avrei dovuto portare la cassetta. Sicuramente l'ho cancellata alla fine. L'ho rivista 5 volte perlomeno, perché poi dovevo raccontarla bene. Rissa. Bellissimo Sabonis da una testata incredibile a Bryson, il pivot del Colleno Lorenzo. Allora, immaginatevi Sabonis in tutta la sua grandezza. Si è inginocchiato per dargli la testata a Sabonis. Sì, cioè, abbastanza. 2,20. La cosa più bella comunque è stata che Chandler Thompson, il guardia della Colleno Lorenzo, ha dato un pugno subito a Sabonis, non appena Sabonis aveva colpito. Sarebbe su uno sgabello. Bryson. No, un pugno l'ha colpito qui, a questa altezza. Dopodiché la cosa più bella che volevo dire è che è scappato via dietro il canestro, inseguito da Sabonis, il quale è trattenuto da almeno 5 o 6 persone, è riuscito a liberarsi. Per difenderlo il compagno di squadra di Thompson, cioè Armstrong, che tra parentesi secondo me è un grandissimo giocatore, che forse in Italia ancora non conoscete bene, ha preso una sedia per difendersi, una sedia, come se fosse, non so, una spada, così. Poi sono riusciti a tenere Sabonis, uno spettatore ha dato un pugno in testa a un altro giocatore del Colleno Lorenzo. La cosa più bella è stata il tecnico alla panchina fischiato quando già tutti i giocatori del Colleno Lorenzo erano stati espulsi. A chi l'hanno fischiato? Le sedie? No, a loro stessi, perché dal sottopassaggio sono ritornati in campo credendo che la partita fosse finita. E invece hanno dato tecnico alla panchina, quindi il Real Madrid ha avuto fino alla fine la possibilità di vincere. La partita invece l'ha persa. Sì. Ricorda un po' questa cosa, un mix... Questa cosa raccontata da Fabio mi ha fatto venire in mente un mix tra la mitica rissa contro Napoli di 8 anni fa. Sì. E un mix tra quella rissa e poi quando raccontava del giocatore che scappava, l'altra altrettanto mitica fuga, toccata e fuga di Stefano Attruia a Bormio, in Valtellina, che scappò fuori dal palazzo per i campi.